Il progetto immaginato al Nazareno non potrà essere applicato in Calabria, al congresso del Partito Democratico in programma, emergenza pandemica permettendo, dal 14 al 16 gennaio prossimi non ci sarà un candidato unitario. Oltre a Nicola Irto, che ha ufficializzato la propria discesa in campo nei giorni scorsi, ci sarà anche Mario Franchino, l'ex consigliere regionale, rimasto a Palazzo Campanella dal 2010 al 2014, espressione dell'aria dei ricostituenti e dei democratici riformisti, sarà in campo con una mozione autonoma, non è una presa di posizione contro qualcuno, mette in chiaro Franchino, già segretario dei Democratici di Sinistra in provincia di Cosenza, ma è un tentativo per ristabilire una corretta dialettica all'interno del Partito Democratico. La corrente, che ieri al termine di una riunione a Lamezia Terme ha indicato Franchino come portabandiera, immagina un PD totalmente diverso rispetto a quello che è stato fino ad oggi. Tra le righe non si legge soltanto una totale bocciatura della gestione commissariale, ma anche una velata critica alla linea politica seguita fin qui all'interno del Consiglio regionale. In questo modo puntiamo a esercitare il diritto di far sentire la nostra voce. Ancora una volta i ricostituenti sono pronti dunque con Franchino a guidare la segreteria regionale del PD nella corsa al principale partito di centrodestra. Sarà lui il competitor di Nicola Irto.